bandiere, fiori e pasta tricolore per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Questa mattina al Farmers Market della Coldiretti a Milano in via Ripamonti è stato un tripudio di verde, bianco e rosso. Ai consumatori presenti sono stati regalati oltre 200 mazzetti di fiori tricolori e sono stati distribuiti altrettanti piatti di pasta preparata sul momento e condita con salsa di pomodoro, mozzarella e basilico. È un'iniziativa molto buona, sono contenta che hanno fatto questa iniziativa e soprattutto per l'anniversario dei 150 anni dell'Italia, è una cosa molto bella. Gli italiani sono più belli, più bravi, più ingegnosi, i meravigliosi di tutto il mondo, squisito. Poi con i colori dell'Italia è ancora più buono, mi entusiasma, sarei pronta a sacrificare la mia vita per la mia patria. Domani farà lo stesso menù. Domani faccio lo stesso menù, proprio, tutto con i colori della nostra bandiera. La gente ha apprezzato molto l'iniziativa, ha detto Carlo Franciosi, presidente della Coldiretti di Milano e Lodi, che poi ha aggiunto: il Made in Italy rappresenta un messaggio forte sia dal punto di vista culturale che economico, due aspetti che ben si uniscono nel progetto di una filiera agricola italiana che come Coldiretti portiamo avanti in tutto il paese. Il mercato di Milano è stato il primo in ordine di tempo ad aprire festeggiamenti per l'Unità d'Italia. Altre iniziative sono attese nei Farmers Market di Mantova, Cremona, Bergamo, Pavia, Brescia, Sondrio, Varese e Como.